believe me, just watch. Ma raga, bello in questo nuovo video, capelli già un altro livello, ma comunque un po' così comunque sempre. E allora, dico subito una cosa, scusate per il video mancante dell'Italia in Inghilterra 1-0, ma da un momento, ma comunque stavo fuori, stavo al ristorante, quindi comunque non sono riuscito a fare... Non sono riuscito a fare il video perché volevo farlo subito, il video della partita, ma non sono riuscito a farlo, quindi comunque vi porto questo, vi riassumo sia la partita con l'Inghilterra che la partita con l'Ungheria, ecco, però il titolo è sempre quello di Italia-Ungheria, parliamo prima dell'Ungheria, poi parliamo prima di Inghilterra e poi di Ungheria, in ordine cronologico. Allora, Italia-Inghilterra, una partita che riassumendo in pochi termini, partita vinta in maniera giusta, perché comunque l'Italia ha giocato di più, sarà molto più pericolosa secondo il mio preavviso dell'Inghilterra, che comunque sì, stava con i vari Dyer, Pop, insomma, sì, vabbè, c'ha Grealish, Rice, Sterling, Kane, vabbè, difesa, Maguire, insomma, Maguire un po' gioca manco nel Novara, però, insomma, batti sempre un'Inghilterra che, vabbè, viene retrocessa nelle LKB, The Nations League, ma comunque è sempre l'Inghilterra, sono sempre i vice campioni d'Europa, perché i campioni d'Europa siamo noi, però la ribatti un'altra volta, quindi quello che... ho visto in tanti, infatti, da altri, appunto, che gli mandano un bestia, mi mandano un bestia pure a me, mi mandano mi mandano proprio al manicomio, fanno proprio rude il culo, scusate, è proprio il fatto che tu batti l'Inghilterra, batti l'Ungheria, adesso ci arriviamo, che un'Ungheria che vinceva la Germania, vinceva l'Inghilterra, prima di giocare ieri sera con noi, c'ha 10 punti, era prima nel girone, Prende e perde con la Macedonia, sta nazionale. St'Italia, prima di questa cosa della Nations League, adesso, quindi vittoria con l'Inghilterra, vittoria con l'Ungheria 2-0, lì a Budapest, mi perde con la Macedonia, sul tiro di Trajkovski al 92esimo, quando era. Mi perde che la Macedonia non mi va al mondiale, la nazionale che va a fare le Final Four per il secondo anno di seguito, e secondo me la Nations League, come tanti dicono che vabbè, porta infortuni, porta, per carità, su quello ragionissimo, perché se rompe Magnan, se rompe Brozovic, cioè se rompe Koopmeiners, se rompe Ciro e tra l'allero, però la Nations League per me è veramente una competizione comunque tra nazionali europee importante, cioè comunque se la vince la Nations League ti fa salire ranking come l'europeo, quindi è una cosa molto, infatti adesso inizia ad arrivare il sole, ecco, metto così forse mi vedete, dicevo, tanto mamma mia i capelli, mamma mia, ok, dicevo, ti fa salire ranking e ti fa salire ranking e comunque ti fa da quella consapevolezza di Dio, oh, cazzo, cioè comunque ho vinto un torneo, comunque dove, ecco, stavo nel girone, ecco, la Lega, perché sempre soltanto dei 4 giri della Lega, le prime 4 vanno a fare le Final Four, che dici, cazzo, ho vinto un torneo che, se si può dire così, è quasi come se hai vinto comunque fa sempre parte di quello, comunque con altre nazionali europee, e le Final Four sono le quattro migliori, e l'anno scorso erano Francia, Spagna, Belgio e Italia, mica squadrette, poi quest'anno sono visto male,
Croazia, Olanda e tocca vedere Spagna e Portogallo. Tocca vedere Spagna e Portogallo, ma secondo me la Spagna potrebbe, ma anche il Portogallo secondo me. E l'ha vinta Portogallo e Francia sta Nations League. Portogallo e Francia. Quindi è comunque una competizione che mi piace tanto. Mi piace tanto. E se la vinci ancora di più importante, perché comunque ti può compensare dopo la mancanza, dopo, dopo la mancata qualificazione al mondiale. Dopo la mancata qualificazione al mondiale, perché sì, regà, perché cioè, la ferita è ancora comunque presente nelle nostre comunque, cioè la ferita è ancora aperta, ancora aperta. È ancora aperta perché hai perso non con la Svezia, che vabbè, la Svezia, dicevo, questa la Svezia dei Forsberg, dei Lindelof, comunque, voglio dire, è una squadra che meno male, cioè comunque più o meno ci sta, cioè una squadra comunque, non dico forte, ma comunque media. Ma la Macedonia veramente, come ho detto nel video appunto di azione, chi pezzi di frutta, c'erano Elmas fuori, Elmas fuori, Nestorowski fuori, Pandep fuori, e vi sto a dire Nestorowski, Pandep e Elmas, questo di, ecco, solo Elmas, perché poi Nestorowski fa la quarta punta all'Udinese, Pandev sei ritirato, e in porta Dimitrieschi. In porta Dimitrieschi. Tu sei andato a perdere con sta gente, e poi va a vincere con l'Inghilterra, e con l'Ungheria prima in un girone con Germania e Inghilterra, con giocatori comunque di qualità come Szoboszlai, comunque ecco Orban, poi Gulaci in porta. Però, perché ste cose? Cioè, perché ste cose? Ecco, ripeto, con l'Inghilterra, gol della Raspadori, 1-0, finisce la partita. Barella si mangia un gol davanti alla porta, ma va bene. L'Inghilterra, comunque, non mi ricordo le azioni nitide che ha avuto l'Inghilterra. Comunque, siamo usciti a non prendere gol né con l'Inghilterra né con l'Ungheria. Con l'Ungheria, ecco, ieri è stata una partita, diciamo, che dopo il, se mi sbaglio, dopo il 2-0... Credo, dopo l'1-0, il 2-0, comunque Donnarumma strepitoso. Donnarumma strepitoso ieri, veramente Donnarumma se gli tirava, gli voleva tirare pure veramente un carro armato, pure gli tirava, pure 12 carri armati gli tiravano le pallonate e parava tutte pure quelle, perché veramente è stato veramente mostruoso. In due azioni, veramente su un colpo di testa, se mi ricordo, del centrocampista dell'Ungheria Stiles, la prende col ginocchio sulla linea, e un'altra invece che fa 3-4 parate su, appunto, su Salai, su, comunque, non mi ricordo mai, anche su Szoboszlai. Insomma, fa delle parate importantissime, perché comunque entra uno di quei palloni, di quelle due azioni, e la partita si riapre. Poi, detto, non mi ricordo se era sull'1-0, sul 2-0 appunto dell'Italia, però comunque, beh, segna Di Marco, segna Raspadori nel primo tempo con indecisione, cioè, anzi, non indecisione, un erroraccio da parte di Nagy, se non mi sbaglio, io lo chiamo Nagy, comunque, il mediano del Pisa, che sbaglia, retropassaggio, Gnonto che si precipita sul pallone, lì a Raspadori, poi che segna, e poi Di Marco, grande partita. Di Marco, oltre il gol, grandissima partita, ma comunque nel complesso l'Italia comunque gioca molto bene, no? Sia difensivamente che comunque sia a centrocampo, che in attacco comunque riuscirà comunque a giocarsela molto molto bene. Poi sì, purtroppo, diciamo che, voglio dire, sempre l'Ungheria, però è un'Ungheria che ha vinto con Germania e Inghilterra. Quindi comunque, se perdevi, era comunque una beffa, perché non vai a fare le Final Four, manco quelle. Però comunque andai a perdere con l'Ungheria che, con Marco Rossi, ha fatto un percorso pazzesco. Pazzesco, cioè, perché l'Ungheria, o l'Ungheria, che sì, per carità, c'ha quei 2-3 giocatori buoni, 4, sì, ma nel complesso è una squadra da Lega C, voglio dire, Lega C, Lega B, tiè. Invece arriva da seconda in un girone veramente di ferro. Di ferro è quasi che la vedevano tutti quarta praticamente, come nell'Europeo. E questo fa capire che se c'è la mentalità giusta e la forza del gruppo, si può fare qualsiasi cosa. Si
si può fare qualsiasi cosa. E l'Ungheria è la dimostrazione. Poi noi siamo stati bravissimi a vincere questa partita perché era importantissimo. Bisognava soltanto vincere perché con pareggio l'Ungheria andava alle Final Four. E adesso tocca vedere poi a giugno appunto come saranno, come verremo accoppiati, insomma, le semifinali. E cerchiamo di andare in finale però a giocarsela, insomma, perché, ripeto, fa salire il ranking, comunque per me è una competizione comunque importante. E vediamo un attimo, insomma, vediamo un attimo. Poi per carità, il mondiale se lo vediamo da casa, però, insomma, questa è la situazione. Se fanno i down con le squadrette non è colpa nostra, quindi. Però comunque, chiudo qua. Ragazzi, ripeto, scusate per il video mancato all'Inghilterra, spero comunque di avervelo riassunto in breve, comunque chi ha visto la partita lo sa. Belle vittorie, due vittorie importanti, comunque convincenti, soprattutto quella con l'Inghilterra, con l'Ungheria sì, per carità, come ho detto prima, però comunque con l'Ungheria diciamo che hai giocato solamente te, poi altri 10-20 minuti ha giocato l'Ungheria con quelle due occasioni con un super Donnarumma. E questo insomma, però comunque 2-0 in Ungheria anche, quindi due gol in due, due partite senza subire gol, buono, molto molto buono, pensate, in due partite, Inghilterra-Ungheria, in due partite non hai preso gol, però dalla Macedonia prendi gol da tre coschi, questo ho detto tutto, comunque raga, se vediamo, ripeto, mo vediamo un attimo che succede a giugno con i Final Four, mo ricomincia il campione, ricomincia la Serie A, e niente. Raga, se becchiamo alla prossima, è bella.